Mamma mia, ragazzi, sono sfinito. Appena finita la partita tra Inter e Barcellona, veramente, ragazzi, sono morto. Sembra che fra un po' giocavo io, avevo la tensione veramente a mille, un cuore che, soprattutto verso la fine, da dopo il gol in poi, che mi sono entusiasmato, veramente un casino. Ma chi è? Ma chi è quello che quest'anno, mamma mia, si è trasformato quest'anno, che con Spalletti gioca sempre meglio, è migliorato sempre di più. È lui, Maurizio Icardi, che Maurizio Icardi e Spalletti ha iniziato anche lui a fare i cambi. Se vi ricordate, inizio stagione, l'unica cosa che io, almeno io, non capivo erano i cambi. Troppo tardi, sbagliati, questo e quell'altro. Adesso li sta azzeccando tutti. Stai perdendo dentro Lautaro Martinez, 2 punti e attacchiamo che se perdi 1-2-0, 0 punti sono. Magari varranno per la differenza reti, ma adesso sono 0 punti, adesso sono 0 punti. Si butta dentro la seconda punta e si cerca di fare qualcosa. Così è stato. Lautaro Martinez butta in mezzo la palla, Vecino la tira un po' svirgolandola. Icardi mi ha fatto prendere un colpo che fra un po' andavo là a dargli giù perché c'era Perisic da solo e ho detto adesso se questo la sbaglio lo mangio vivo e invece ha trovato un gol, tra l'altro se non sbaglio in mezzo alle gambe del portiere del Barcellona, Maurizio Icardi 1-1 ragazzi. E da lì è successo il finimondo ragazzi, il finimondo perché non ce la facevo più, tensione su tensione veramente. Io volevo, vi lo dico la verità, io in quel momento mi credevo anche che si poteva andare a vincere, si poteva andare a vincere. Ci sono state, diciamo, delle buone palle recuperate non trasformate in un'azione pericolosa. Però, ragazzi, ottimo, ottimo, ottima partita. Primo tempo, partite a mille, ragazzi. Non catenacci in difesa come fanno altre certe squadre e lasciamo stare. No, noi ce la giochiamo. Pressing alto, a correre, è vero. Facendo così nel secondo tempo arriviamo stanchi. Sti cazzi, perché lì dobbiamo. Finché riusciamo a correre, si va, si va. Primo tempo, cioè veramente un bellissimo primo tempo. Inizialmente dovevamo magari prendere le misure sul Barça, hanno creato un molto, hanno fatto molti passaggi tra le linee, soprattutto nella tre quarti nostra. Però, ragazzi, abbiamo anche noi avuto le nostre occasioni. E primo tempo 0-0, ma primo tempo ottimo, ragazzi. Primo tempo ottimo. Secondo, siamo un po' calati perché, ragazzi, questi sono bravi, questi ti fanno correre a vuoto e ti fanno stancare. Noi eravamo stanchi, tant'è che sul gol loro eravamo in due in difesa, in due. E la palla di Malcolm è passata giusto giusto in mezzo a tutti, cazzo. Mamma mia, il Barcellona è sempre superiore a noi, ma noi l'abbiamo fatto vedere chi cazzo è l'Inter, chi cazzo è l'Inter. Perché questa è l'Inter. Mamma mia, un punto d'oro, un punto d'oro. Poi nell'altra partita, purtroppo al 90esimo, cazzo, il Tottenham va a vincere e prende 2 punti pesantissimi. Pesantissimi perché la prossima siamo contro il Tottenham a casa loro. E adesso la classifica dice questo: Barcellona 10, Inter 7, Tottenham 4 e PSV rimane a 1. Ragazzi, se la prossima partita la pareggiamo. Se la prossima partita riusciamo, anche se ora, io la voglio sempre vincere, ma se riusciamo a pareggiarla, rimaniamo con 3 punti di vantaggio sul Tottenham, ma con lo scontro diretto a favore. Cosa vuol dire? Che se anche il PSV dubito vincerà Barcellona, quindi secondo me rimarrà a 1. O al massimo metti proprio che pareggia, ma dubito, perché il Barcellona vorrà chiudere la questione qualificazione, quindi secondo me non vincerà. E anche se noi dovessimo perdere, comunque a pari punti col Tottenham passeremo noi. Ma sti cazzi, non voglio fare nessun calcolo, io voglio andare lì, in casa loro, e vincere. Se poi si pareggia, amen, ma voglio giocarmi la partita. Perché questi hanno preso 3 punti importantissimi. Se la pareggiavano, ragazzi, erano a 2 punti, avevamo ben 5 punti di vantaggio da gestire alla grandissima. Non voglio dire niente su nessuno, hanno giocato bene tutti quanti. Perisic che fa tutto bene e mi sbaglia sempre
l'ultimo tocco, l'ultimo tiro, l'ultima cosa da fare. E niente, ragazzi, un super Handanovic, bene. Ragazzi, non voglio dire niente, hanno giocato per me tutti quanti bene. Nainggolan, anche se non posso sottotono, ragazzi, è appena tornato. Quindi, sti grandi cazzi, siamo riusciti a pareggiare col Barcellona, alla faccia che dovevamo perdere 5-0, 6-0 l'altra volta, perdere 2-3, 4-0, 2-0 in casa del Barcellona e 1-1 in casa nostra. Quindi, da casa nostra, il Barcellona non esce vincitore. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ricordo il link delle magliette sotto col codice sconto, andatele a prendere sempre ragazzi, sempre forza Inter e amala sempre ragazzi. Mamma mia che partita. L'Inter sta tornando quella di un tempo ragazzi, la grande Inter e lo stiamo dimostrando coi fatti e non con le parole. Un saluto a tutti e ciao, sempre forza Inter ragazzi.